comunque il percorso dell'assemblea antifascista sia nato anche proprio sentendo la necessità di provare a riprendersi le strade, a riabitare in modo diverso questa città, a seguito della chiusura effettiva e abbastanza chiara degli spazi politici dovuti anche al decreto Minniti Orlando, che comunque ha fatto qui le sue prime vittime, visto che degli antifascisti hanno preso il Daspo Urbano a seguito di una manifestazione contro l'apertura di una sede fascista, e ci si è resi conto che comunque il clima politico, tra l'altro clima politico dovuto appunto a un decreto del Partito Democratico e non in questo caso della Lega Nord o comunque delle forze politiche di destra, sta diventando in questo paese sempre, sta imponendo una chiusura totale dell'agibilità politica, per cui ci siamo ritrovati e ci siamo detti c'è bisogno di rimetterci insieme e provare a riprenderci le strade, a riprenderci le piazze attraverso dei contenuti, spiegare alle persone perché è necessario rispondere al ricatto che, come vediamo negli episodi che si stanno susseguendo in tutta Italia, le forze governative attraverso l'utilizzo della forza con le forze dell'ordine stanno mettendo in pratica. Quindi era importante per il tipo di assemblea e per il tipo di discorsi che si sono fatti scendere in piazza, scendere in strada e permettere alle persone di poterlo fare, perché comunque in questa città era tanto tempo che non si riusciva ad avere partecipazione politica e di piazza con numeri significativi. Credo che l'obiettivo in questo senso sia stato pienamente raggiunto, anche se, come diceva l'altro compagno, è soltanto un punto di partenza che poi dovrà essere continuato, ampliato e anche insomma modificato a seconda delle esigenze e delle occasioni che si creeranno in futuro.